Lì comincia anche la prima categoria giovanile in Romagna con il Perticara che deve cercare l'impresa salvezza nel suo 90° anno di storia. Il Sale invece vuole confermarsi per un campionato tranquillo. Fu una partita strana anche all'andata e possiamo dirlo che lo è stata per certi versi anche quella di oggi. Maglia bianca per il Sala con strisce rosso-blu, maglia stile reggiana per il Perticara. I padroni di casa insidiano la porta difesa da Balducci già secondo con questa sventola di Fiaschini che si perde alta. Allo stesso Fiaschini viene annullato un gol quando al nono il numero 4 ha la colpa di essere sulla traiettoria del pallone toccato da Vukai, disturbando la visuale a Balducci. Ma il Sala non demorde e trova la via del gol all'11°. Ferraro è bravo nella protezione del pallone. Una volta incuneato in area avversaria, viene disturbato. Gamba corta segue l'azione del compagno e trova l'angolo vincente alla sinistra di Balducci, andando a festeggiare la rete con tutta la panchina. Sembra essere una partita in discesa per il Sala, invece Perticara ha il merito di crederci di conquistarsi un penalty molto discusso in casa rossoblu, con Fiaschini che colpisce, secondo giudizio arbitrale, il numero 4 Santucci. Dagli 11 metri si presenta Sartini che frega Urbini ristabilendo la parità in campo. Dalla bandierina il Sala replica, il pallone giunge dopo una mischia in area di rigore a Vukai, ma l'attaccante viene murato in corner. Finale incandescente, Varocci frana addosso a Ferraro, ma l'arbitro ben appostato fa segno di proseguire decretando la fine di prima frazione di gioco, non senza le perplessità dei padroni di casa. Ad inizio ripresa Amaducci compie la torsione giusta, ma la sfera è lontana dal bersaglio. Il pareggio sta stretto al Sala, con Balducci che deve disimpegnarsi nel respingere la conclusione di Mirzoni su una ribattuta Fiaschini mette a lato. Ancora Sala protagonista con un tiro da fuori che colpisce il palo esterno alla sinistra di Balducci. Un minuto dopo il Perticara perviene a raddoppio. Da corner di Sartini, Tani indovina il gol della domenica che lancia speranze di salvezza per il Perticara. Gioia alle stelle con tanto di festeggiamento con l'intera panchina ospite. Il Sala torna a premere sull'acceleratore. La conclusione del nuovo entrato Landi termina di pochissimo a lato, ma nel finale è Urbini che deve evitare un passivo maggiore respingendo le conclusioni ravvicinate di Laurentini e di Di Filippo. Una vittoria che fa morale al Perticara, la seconda in totale ottenuta in questa stagione, con le reti realizzate che salgono ad 8 grazie alle due di quest'oggi. Per il Sala un passo indietro sul piano del gioco, anche se qualche episodio avvenuto nel corso del match non è stato certamente favorevole. Prossimi impegni, il Perticara ospiterà il Morciano, il Sala sarà di scena a Mondaino.